Il mio è un progetto che esalta la figura femminile. Le mie donne, così mi piace chiamarle, sono dei simboli, rappresentano delle donne che nel passato, nell'immaginario, nei cartoni animati, nella simbologia, sono donne che sono riuscite a realizzarsi. Quindi sono donne che si sono affermate e quindi portano avanti per me l'immagine reale della donna, perché l'immagine reale della donna è una donna affermata, è una donna che riesce, nonostante le mille difficoltà, ad affermarsi. Questo progetto è nato all'incirca 20 giorni fa grazie al professore Antonio Petitto, che ci ha portato alla mostra di Donatella Donatelli, e lei stessa ci ha dato l'opportunità di farci mettere in gioco e portare alcuni dei nostri scatti di alcune delle donne più iconiche e importanti. In primo luogo noi abbiamo cercato di entrare nel personaggio e di rendere il personaggio nostro. In secondo luogo abbiamo curato il dettaglio estetico, perché ok, il messaggio che passava in primis non era la bellezza estetica, ma il messaggio più profondo, però poi giustamente anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi abbiamo curato per esempio i vestiti, i dettagli, gli accessori, il trucco. Malala era un'attivista pakistana che a soli 13 anni ha incominciato a avere il coraggio di combattere per la libertà delle donne e l'istruzione delle bambine. È stato angosciante vestire i panni di questa donna molto coraggiosa, perché io ho provato anche a indossare il velo e quindi provi una sensazione strana, perché sei privata di ogni vista, diciamo, cioè nel senso non puoi vedere né a destra né a sinistra, e quindi è stata davvero una cosa brutta, direi, e questo mi ha fatto capire l'importanza della libertà che io ho avuto finora e non me ne sono mai resa conto.